Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi registrerò una sorta di vlog al maneggio, però i miei follower di Instagram, mi chiamo così su Instagram, decideranno cosa devo fare al maneggio con Kappu. Quindi è un video dove i miei follower controllano la mia vita, non per 24 ore, ma solo nell'arco di tempo in cui vado al maneggio oggi. Ho già pubblicato qualche storia su Instagram e adesso sono curiosissima di vedere cosa hanno risposto i miei follower e cosa dovrò fare oggi. Innanzitutto vi ho chiesto se devo andare al maneggio oggi o no, e evidentemente mi avete risposto di sì. Era una domanda un po' banale, ma volevo comunque chiedervela. Vabbè, ringrazio già in anticipo tutte le persone che hanno partecipato a questi sondaggi su Instagram, perché sono state attive e hanno risposto secondo la loro opinione e hanno contribuito appunto a creare questo video, quindi grazie a tutti quelli che mi seguono su Instagram. Se voi non mi seguite ancora su Instagram oppure non avete Instagram, vi consiglio di installarvi Instagram, perché sì, e lì pubblico tutto, ma dico tutto, vi aggiorno su ogni cosa. È passato un po' di tempo e vi ho chiesto anche cosa devo portare a capo come spuntino e vi ho fatto scegliere tra un mix di verdure barra frutta, cioè dipende da quello che ho in casa, oppure non portargli niente. E ovviamente avete scelto di portargli il mix di verdure, ovviamente. Adesso vado a vedere quello che ho e con quello che ho in casa preparerò uno spuntino per capo da dargli. E poi lo metterò in frigo così si manterrà fresco finché non vado al maneggio. Eccomi qui, ho selezionato due mele per capo, una pesca piccolina, un'albicocca piccolina e un cetriolo. E sia pesca che ovviamente albicocca vanno tolte, va tolto il nocciolo, però si possono andare tranquillamente al cavallo. Andare al maneggio, quindi vi ho messo un sondaggio dove facevo scegliere cosa devo mettere oggi, ovvero un outfit più con qualche diciamo elemento chiaro tipo bianco oppure uno tutto scuro. Quindi avete deciso che è meglio l'outfit con la maglietta più chiara e con le calze più chiare, quindi adesso ho preso i vestiti e vado a vestirmi. Questo è l'outfit che avete scelto. Bene, adesso sono in macchina e ho messo sulle mie Adidas. Ecco Cappulo. Carotina. Che buona. Sì, mamma. Certo. Vi ho fatto scegliere se devo utilizzare la capezza, quella normale, quindi tipo in tessuto, vabbè, oppure utilizzare quella in cuoio che uso sempre, e avete scelto quella in cuoio, quindi utilizziamo quella in cuoio. Sei un obeso. Eccoci di nuovo. Poi vi ho fatto scegliere se devo mettergli la cuffietta che lui ama oppure se non mettergliela, e avete scelto di sì, quindi gliela metto un po' di ratti in giro qua per la scuderia. Inoltre vi ho fatto scegliere se devo pulirgli solo gli zoccoli, quindi pulirlo un po' superficialmente, pulirlo bene dopo, oppure se pulirlo alla perfezione anche adesso, e avete scelto di pulirlo tutto il corpo, tutto giusto adesso, vero Capu? Quindi adesso lo pulisco per bene. Raga, non potete capire, appena caduto da là sopra, là ho
un topolino appena nato e so che i topi fanno schifo, ma è troppo carino e ho troppo voglia di salvarlo, poverino. Allora, adesso vi ho fatto il sondaggio, visto che ho finito di pulire capo e tutto, se devo metterlo in giostra 15 minuti oppure farlo brucare 15 minuti. Avete scelto ovviamente di farlo brucare, lui è molto felice, vi ringrazia, vi adora e vi dice grazie. Hai visto quanto sono stati bravi, ti hanno fatto brucare? Adesso andiamo. Praticamente, dopo aver tipo spostato il topo da qualche parte, vabbè, è caduto un topolino piccolino. Praticamente mi sono accorta che qua capo si era fatto male, quindi gli ho messo la crema, quella per ricostruire il pelo. Anche se è una cagata, però non so, per ogni minima cosa che si fa gli metto già su ogni roba possibile, immaginabile, vabbè. In pratica adesso vi ho messo una storia dove dovete scegliere, tipo, dopo aver messo il grasso, pulito capo, messo nel box, dato il mix di verdure, se devo riordinare l'armadietto oppure ingrassare la sella. E aspetto un po' e poi vedo cosa avete deciso. Allora capo, adesso ti faccio provare il cetriolo e l'albicocca, che non li hai mai provati. Sei pronto? Sei pronto? Sì, allora, questo è il cetriolo. Vuoi ancora? Bravo, direi che ti piace. E questa è l'albicocca, che è dolce. Anche questa approvata da capo. Vi ho fatto anche un sondaggio dove vi dicevo se dovevo coccolare capo oppure se lasciarlo stare, e mi avete risposto di coccolarlo, e quindi adesso vi faccio un po' di coccole, ma poche, perché lui non è molto affettuoso, cioè il suo affetto lo dimostra attraverso i morsetti, giocando con il labbro. È passato un po' di tempo, avete deciso che è meglio che io metta in ordine l'armadietto e vi ringrazio. E niente, per ultima cosa vi ho chiesto se il video vi fosse piaciuto. Risposto sì, un po' annoiati ma pochi, quindi grazie per la visione. Tutte le persone che mi seguono su Instagram sono state fondamentali per realizzare questo video. Io e Capu, che mangia il fieno, vi ringraziamo tanto e ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram, la terza volta che lo dico in questo video, ma vabbè, e niente. I've been flying from t-